A chi la prima domanda? A chi? Faccio io. Avete fatto le vacanze? Commento spontaneo. Avete fatto le vacanze? Tutto a posto? Questo primo giorno. Ma stiamo facendo i preparativi, no, per la partenza. Abbiamo fatto un po' di test con un po' di giocatori, visite mediche, cosa sta pensando, insomma tutte queste cose. Ci stiamo preparando per la partenza dei 10. Tutto qua. Oggi è toccato un gruppo ai ragazzini, domani toccheranno agli altri. Che cosa sapete di noi? Ma io leggo i giornali, quindi leggo quello che scrivete voi. Quindi, niente, quello che ci avete scritto voi. Vabbè, intanto comunque è una... una prima battuta sui giocatori che hai trovato, tra le confermati e le... al momento ancora ho detto giustamente poche novità. Ma i giocatori, ma sapevo cosa andare incontro, quindi sappiamo che la società ha sempre fatto questo. Quindi abbiamo riconfermato diversi giocatori importanti, adesso stiamo un pochino vedendo altre situazioni. La squadra si sapeva che veniva costruita con molta calma, quindi non abbiamo fretta. Così come sappiamo che la squadra sarà competitiva. Su questo lato qua non mi preoccupa per niente. Stiamo cercando giocatori che possono fare a caso nostro, che hanno fame e che accettano il progetto Perugia. Perché a Perugia non è facile giocare, quindi lo sappiamo tutti. Quindi ormai dobbiamo avere giocatori motivati, che hanno fame e che non pensano tanto agli stipendi, quindi, ma più che altro agli obiettivi. Questi due giorni hai notizia. Niente, chiedevo soltanto se in questi due giorni hai notizie di qualche altro elemento che segrete la prima partenza. Ma non mi chiedete di mercato, perché ma c'è Goretti. Senza nomi, ma magari saprete. C'è Goretti che è squalificato nel sotto un'altra forma può sempre dare notizie, quindi non, per il momento non so assolutamente nulla. Di questa partiremo in 22 con molti ragazzi della Beretti. E convocazioni quando le farai? Ma le convocazioni devo uscire, ci penserà Baldoni e uscirà sul sito, quindi oggi in penso che in giornata usciranno fuori. Adesso stiamo facendo i test, vediamo dopo i test, vediamo di fare i convocati. Però all'incirca saremo 22, penso, no? 22. Francesco, posso fare una domanda? Prendi il microfono. Dammi un vicino, qualcuno che glielo tiene, mica perché non ha problema. Sono un giraffista. No, volevo chiedere, mister, chiaramente in questa fase ci sono delle logiche societarie che devo provare a spiegare, ma ci sono anche legittime magari preoccupazioni da parte di qualche tifoso rispetto ad alcuni giocatori che sono partiti o partiranno e che i tifosi temono che non verranno sostituiti all'altezza. Lei che è l'allenatore, cioè, comunque si sente tranquillo sulle scelte che farà la società, perché è bene che anche i tifosi sappiano, insomma, che Camprone è relativamente tranquillo, oppure no? Ma guarda, sono tranquillissimo su questo, perché conosco il Presidente, conosco l'ambizione del Presidente, quindi su questa cosa qua non ci sono problemi, perché sicuramente, ripeto, il Perugia Calcio farà una formazione importante, secondo me. Sono convinto. È normale che ci vuole il tempo che ci vuole, perché tutti i giocatori pensano di andare in Serie A in questo momento. Poi più passa il tempo, più si rendono conto che piazze come importanti come Perugia ce ne sono poche e poi arriveranno. Ecco perché sono tranquillo, perché conosco il Presidente, ho dato anche diverse interviste, quindi il Presidente è molto carico. Per questi anni penso che ha sempre dimostrato che di aver fatto buone squadre, quindi ecco perché sono tranquillo. Senta, ci sono delle tempistiche? C'è un tempo limite dentro il quale lei preferirebbe avere, non dico la squadra al completo, però già avere un'ossatura
diciamo, soddisfacente. Ma guarda, tutti gli allenatori vorrebbero partire con la squadra al completo, però questo non si può avere, quindi lavorerò con quello che ho, quindi è già una buona base, c'è. Però orientativamente ce l'ha una data entro quale? È normale che io credo che già la prossima settimana qualcosa arriverà, sicuramente, se non anche a giorni. A livello di preparazione, questo a livello di preparazione sotto tutti gli aspetti, che i giocatori arrivino a scaglioni può creare qualche problema o no? Ma guarda, tanto i primi giorni chi arriverà, penso che essendo professionista va fatto anche già qualcosina, sicuramente. Poi le altre squadre iniziano a partire anche dopo di noi, quindi inizieranno a lavorare anche loro, quindi su questo lato qua non mi preoccupo. Anche perché siamo andati a giocatori di Serie B, quindi sono abituati a queste situazioni adesso, quindi non credo che ci siano problemi. Normale che se arrivano gli ultimi giorni di ritiro c'è qualcosa che non quadra, nel senso che bisogna vedere, andare a domandare la squadra di appartenenza e loro le fanno evidentemente. Questo è quanto, però. E se lavorerai... No, volevo chiedere, ma Goldaniga era la tua primissima scelta ed eventualmente come lo valuti? Ma Goldaniga è stata una scelta di tutti, è un giocatore importante, ha fatto un ottimo campionato, è un giovane, quindi non spetta a me giudicarlo, sappiamo, ha fatto un grandissimo campionato, quindi adesso ha una grossa opportunità ed è giusto che la sfrutti. Dicevo, lavorerai su due moduli, cioè su cosa lavorerai insomma in questi 20 giorni? Ma inizieremo a lavorare sul 4-3-3 sicuramente, base di partenza, e poi vedremo in corso d'opera, però ripartiremo dal 4-3-3. Scusa, no. Visto che comunque si arriva da un campionato vinto, chiaramente immagino insomma che avevi legato con tutti i ragazzi e che tanti sono partiti, no? Magari è anche difficile fare nomi, non lo so, però se c'è diciamo rimpianto, se così si può dire, per aver perso qualcuno in particolare che poteva, insomma, che contavi magari di poter avere anche il B. Ma guarda, rimpianti no, perché è stato un anno bellissimo per tutti quanti, poi il calcio questo. Si sa, un giorno stai da un anno stai da una parte, un anno stai dall'altra. Quindi è proprio il bello del calcio, è proprio questo. Quindi è normale che molti giocatori sono andati via, ma non penso per merito della società, è che è un prestito e molti prestiti sono andati a. Non ce l'hanno ridato, quindi non è questione. Non mai che dispiace un allenatore, che è un gruppo che vince e ci si affeziona. Però sono rimasti in buoni rapporti con tutti, ho sentito un po' tutti. Credo che molti di loro sono andati in piazze importanti, quindi sono cose che capitano, però ripeto, per quanto riguarda, tornando al discorso di prima, la società sicuramente li cambierà con altrettanti giocatori di loro. Mister, sull'ottica di quelle partenze di cui parlava adesso Domenico, senti di aver avuto qualche responsabilità in più rispetto alle scelte societarie sull'avvio di qualcuno? Ma no, ragazzi, noi siamo una società, cioè dicono che siamo una società perché io lavoro per Perugia, no? E, prima di fare una scelta ne discutiamo, si ne parla, si valuta tante cose, quindi qualsiasi scelta fatta, qualsiasi cosa fatta, siamo sempre stati uniti in quello che si è fatto, quindi non è che uno c'ha più responsabilità o c'ha meno responsabilità, è un progetto che è iniziato 2 anni fa, quindi è un progetto che continua, è normale che dobbiamo, si deve guardare sempre avanti, siamo contenti tutti quanti di aver vinto un campionato, ma il calcio non si può affezionare a nessuno, perché va a finire che quei giocatori che hanno vinto il campionato quest'anno toppavano e stavano al punto di partenza. Non male che bisogna andare avanti, rinnovarsi e fare squadre giuste per le categorie. Senta mister, oggi potrebbe, diciamo, in condizione di essere il giorno del rinnovo di Fabio Mazzeo. Non so, auspicio quello che Mazzeo rimanga qui
a Perugia, visto che insomma, lei ha detto che ripartirà dal 4-3 e alcuni dicono che Mazzeo non è adatto per questo ruolo. Ma io sono contento se arrivare Mazzeo, anche perché l'anno scorso è stato un uomo importante di questa squadra, quindi se si è già deciso di rinnovare Mazzeo è perché ne abbiamo parlato già prima, come ho detto prima. Quindi nessuno fa un passo senza avvertire l'altro, no? Questa è l'unione che c'è stata fino adesso. Quindi adesso dipende dalla società, dal giocatore, se si mette d'accordo o non si mette d'accordo, perché tanto è tutto legato ai contratti, alla durata del contratto. Il calcio è questo purtroppo, no? Volevo sapere, all'inizio dell'estate si parlava di una rosa per la Serie B molto ampia. Adesso invece si vocifera che la rosa sarà molto stretta. Tu che come stanno veramente le cose, che cosa desideri, con cosa è meglio lavorare? Poi un'altra domanda ti voglio chiedere, i collaboratori che ancora non ci sono nel tuo staff, potevano essere utili per il ritiro, saranno utili dopo, verranno? Per quanto riguarda la cosa molto ampia, molto stretta, quello che conviene di più non lo so, perché la B è il primo anno che lo faccio, quindi non lo so. Sicuramente 22 giocatori ci saranno. Poi, dato che si farà la primavera, sicuramente qualche pezzo importante per la primavera ci sarà, quindi da aggregare la prima squadra. Quindi già la cosa lieviterà. Per quanto riguarda i collaboratori, abbiamo il mio secondo che è Giacomo, il preparatore atletico che è Salvatore Baringa, si sono aggregati Mortati e un altro della Beretti, e più siamo a giorni arriverà il match analysis, quello che ci farà le analisi della partita e tutto quanto il resto. Quindi per il resto credo che nel momento penso che è un collaboratore che andrà visionando partite, facendo video e tutto quanto il resto. Quindi sicuramente a giorni arriverà. Poi per il resto credo che possa bastare. Dicevi che partecipi alla riunione per la scelta dei giocatori, mi sembra di ricordare, no? Poco fa dicevi. L'orientamento della società è di mettere gente, e di prendere anche, lasciare il posto ai giocatori italiani, puntando anche sui giocatori stranieri, che tu come la vedi questa cosa? Ma guarda, la scelta della società è quella di prendere giocatori che possono fare a caso nostro, motivati, e fare un mix di giovani ed esperti. Quindi stiamo valutando questa strada qui. È normale che ci saranno dei giocatori importanti, perché sono andati via giocatori importanti, però arriveranno giocatori che hanno fatto la B di categoria, non giocatori in mezzo a mezzo. Quindi su questo dato qua ne stiamo parlando quasi tutti i giorni. Poi c'è Goretti, Vizzimenti, che stanno lavorando tantissimo, e c'è una lista infinita di giocatori, però stiamo cercando sempre il giocatore che viene con la mentalità giusta, perché noi non possiamo sbagliare niente su questo lato qua. Il discorso degli stranieri però, quello che mi interessa. Non abbiamo problemi se sia straniero o italiano, l'importante è che... Il fallimento della nazionale provoca anche questo, eh? Sì, sì, è portato a questo, però è normale che vai a prendere dei giocatori adatti a questo tipo di campionato. Mister Fabinho quando rientrerà? Questa è una bella domanda. Mi sembra che dovrebbe arrivare in settimana. Mi sembra. Dovrebbe, sì. Però lui è un giocatore molto estroso, molto stravagante, molto. Quindi non te lo so dire. Di precisione. Entrerà la finale poi. Secondo me in settimana dovrebbe stare. Mister, quanto incide il discorso, se incide, se lo puoi dire, il discorso delle squadre in difficoltà che potrebbero non iscriversi in questo momento d'attesa? Ma guarda, il calcio sta attraversando un momento molto delicato. Io adesso in giro ho diversi amici in diverse squadre, tutti piangono, non ci sono veramente, non ci sono risorse, non ci sono soldi, tutte stanno facendo squadre di ragazzini o stanno facendo squadra rilento, perché c'è una certa difficoltà a gestire queste squadre anche in Serie B.
quindi queste squadre in difficoltà fanno, mi spiacciono, però è il calcio, ragazzi. Cioè, ci sono giocatori che guadagnano tantissimo per la Bici, cioè, cifre assurde, ecco perché poi si vanno, si vanno, vanno verso il fallimento, perché quelle cifre non si possono tenere. Cioè, bisogna dare una regolata, perché questo è un fine dilettanti, vale il discorso, perché è impressionante, cioè, il calcio, se io neanche io ci credevo quando vedevo le cifre, quando ho visto certe cifre ho detto è impossibile, eppure ci sono società che pagano cifre assurde, ma parliamo di cifre altissime, da 400-500, cioè per giocatori di B, cioè, ragazzi, non è facile. Poi dai, anche perché se noi andiamo a vedere una società, un giocatore guadagna 500.000 euro, costa 1.000.000 euro, cioè il doppio, quindi è normale che dove vai? Ecco perché poi molte scuole stanno in difficoltà, e questo secondo me è una strada che andrà a morire, quindi fortunatamente noi del Perugia teniamo un profilo molto più basso. Prima parla dei giocatori di categoria insomma, che hanno fatto la Serie B, anche se non l'ha mai fatta, Moscati secondo te potrebbe essere buono per il Perugia? Non mi parlate di giocatori di nome, ragazzi, non vi dico niente. Moscati sta nella lista come tanti altri giocatori, abbiamo una lista veramente tantissimi giocatori, ma non è facile, non pensare che sia facile prenderli. Perché come ti avvicina un giocatore arriva un'altra squadra che gli offre il doppio o il triplo, cioè non è facile, ragazzi, io adesso sto vivendo questa esperienza, per me è anche nuova, ma ti dico, ogni volta che ci avviciniamo a un giocatore arrivano altre squadre, che vuoi che sia il procuratore, non lo so, vuoi che sia la società, non lo so, però trovi un mezzo accordo, dopo il giorno dopo ti chiamano, no, ma lui non mi ha offerto tre volte tanto di più. Allora non puoi far parte della Perugia Calcio, cioè, quindi la mano non conta più niente qui, una volta si stringeva la mano, io mi ricordo i tempi di Carucci, basta una stretta di mano e a posto, adesso non conta più niente. Cioè, nel settore giovanile niente, Il settore giovanile nel Perugia ne salgono, quanti ne salgono? 10, 7, 10, 8, da vedere, da valutare. Poi dipenderà sempre da loro rimanere nella rosa della prima squadra, da quello che ci faranno vedere il ritiro. Visto, hai fatto qualche numero, hai chiesto soltanto le caratteristiche dei giocatori? Io ho chiesto solo caratteristiche, poi rispetto a Goretti e a Pizzimenti il fatto di trovare giocatori adatti. Quindi? Normale che facendo il 4-3-3 abbiamo bisogno di giocatori da 4-3-3 non adattati. Quindi. Cioè le caratteristiche quali sono? Ma se cerchiamo l'ala, cerchiamo le ali, ci servono proprio determinate caratteristiche, che non giochino a spalla alla porta, ma che sono abituati a tagliare, andare dentro, triplare, saltare l'uomo. Mezzali di inserimento, non quelli da 4-4-2, statici, quindi. Esempio Falcinelli fa l'esterno sul 4-3. Falcinelli può fare la punta, può fare l'esterno, può fare tutto. Se dovessero arrivare i giocatori per fare il 4-3-3, siete disposti a cambiare il modulo? Certo, ma io non sono. Io faccio il 4-3-3 perché è un modulo abbastanza equilibrato, quindi se andiamo a vedere molte squadre sono tornate al 4-3-3. Perché è un modulo equilibrato, perché schiera i quattro difensori, tra centrocampista e tre punti, che all'occorrenza ti può diventare un 4-5-1, quindi ancora più chiuso. Però se non, io ho sempre detto che aspettiamo i giocatori che arrivano e poi vediamo. Però stiamo costruendo un qualcosa per il 4-3, se poi non riusciamo a trovare ali forti, mezzi ali di inserimento e tutto quanto il resto, logicamente dobbiamo rivedere qualcosa. Grazie. Questa è una domanda? Come si sta senza più questa etichetta attorno addosso di Eterno Secondo? Ma stavo bene anche prima comunque, non è che sto male. È normale che vincere un campionato è stato importante per tutti, ho già detto a fine campionato, anche per me è stato molto importante.
poi anche come si è vinto, cambiando modulo, tante cose. Però se io ti devo dire che qualcuno mi ha chiamato, non ho chiamato nessuno anche quest'anno. Quindi sono molto schietto io, sai, no? Quindi, si sta bene, si sta bene. Adesso però ci accingiamo a fare questa nuova avventura, molto più importante di quella passata, perché il campionato è molto più difficile, molto più lungo, e speriamo di fare grandi cose. E a livello di stimoli come sta? Lei tornò l'anno scorso, era carichissimo, ricordo. Quest'anno sono ancora più carico, perché è una situazione nuova, quindi bisogna lavorare il doppio. È già da un mesetto che stiamo lavorando, quindi sono carico al massimo. Ecco. Se poi arrivi secondo... Stavolta, questa me la sono persa, lo sai, l'ho riletta dopo. Giusto. Se... Ma quindi ecco perché sono tranquillo, per questo, perché conosco il presidente, conosco che vuoi far bella figura, e poi è anche vero che in questi anni ha fatto sempre bella figura, quindi ha sempre fatto buone squadre. Quindi dico ai tifosi di stare tranquilli, perché la squadra verrà fatta con criterio. Se ci puoi dire, se ci puoi svelare, se in questo mese, insomma, oltre, hai studiato un allenatore in particolare, qualche allenatore in particolare? Veramente in questo mese non ho studiato nessun tipo di allenatore, anzi, ho studiato un po' tutti i programmi da fare, tutti gli allenamenti da fare, insieme al mio preparatore atletico, abbiamo fatto delle buone cose, quindi, anche perché dobbiamo essere al 1000 prima di campionato. Cioè partenza sprint? Dobbiamo partire tanto forti quest'anno. Partire forte anche se un campionato così lungo? Secondo me sì, anche perché abbiamo strutturato il lavoro costante, con carichi giusti, e non facciamo picchi altissimi, però è un lavoro costante nel tempo, quindi non dovremmo avere... diciamo pausa. L'aiuta la sosta lunga però. Quest'anno però devo dire che la sosta lunga qualche squadra l'ha ammazzata. Perché la sosta lunga ammazza. E dobbiamo essere bravi a rifare una piccola preparazione, la preparazione giusta. Se riusciamo a rifare la preparazione giusta, arrivare alla sosta con pochi infortunati e con una squadra completa, è normale dargli una piccola sosta. Perché è giusto che ci sia, e poi ripartire con un mini ritiro, secondo me è molto importante. Sono due campionati, non questa. Francesco? Ecco, perché un mini ritiro alla sosta sarebbe l'ideale. L'ultima. Mister, visto che l'analisi parte dal basso, Enrico Santilli aveva introdotto un argomento interessante, cioè un argomento interessante che credo dovrebbe coinvolgere tutto il mondo del calcio, cioè quello relativamente, insomma, al recupero dei giocatori italiani, e quindi a far tornare anche la nazionale su certi livelli, visto che negli ultimi due mondiali l'Italia è uscita al primo turno purtroppo. Lei che cosa pensa del disfatto della nazionale e di quello, diciamo, della fase che sta attraversando il mondo del calcio con i giocatori italiani? Per quanto ci vedi. Ma guarda, io ho visto le partite dell'Italia, quindi poi ho un po' abbandonato, perché una volta che è uscito fuori l'Italia non ho visto quasi più niente. E che si è vista una squadra un po' di piacioni, secondo me, a parte che non c'era tanta qualità, però di piacioni, come se stessero facendo un favore all'Italia. Le altre squadre hanno tanta fame, ho visto squadre veramente che hanno veramente quella cattiveria giusta. L'Italia è stata un pochino superficiale in questo, secondo me, e questo non va bene, dobbiamo ritornare un attimino tutti un po' per di terra, forse perché ci sono stipendi megalattici, forse per questo, forse le scelte sbagliate, però ragazzi, i giocatori in Italia ci sono, noi non ci sono. Il problema è andarli a prendere, metterli insieme, queste cose. Perché sì, gli stranieri ce ne sono tanti, però se i ragazzi sono validi, giocano. Però mister, una volta c'era il limite degli stranieri, adesso non c'è più. Sì, non c'è più, una volta erano tre stranieri, prima erano tre stranieri, poi gli altri erano tutti gli italiani. Però il fatto è che il nostro calcio è diverso dagli altri calci, degli altri calci dell'estero. Perché in Inghilterra, in altri paesi, i ragazzi 96 giocano, ma perché non hanno quella
quella pressione di dover vincere a tutti i costi. Ragazzi, in Italia quando una squadra importante mette un giovane, alla prima partita se ne sbaglia uno è morto. Invece all'estero gli danno tutto il tempo di crescere. Se vai a vedere ci sono squadre che ha fatto Champions League con 96, 95, 94, gioca, cioè. E lei se prenderà questo rischio visto che sarà un'altra io me lo prendo subito, 93, 94, 95, se sono pronti, sono pronti, se sono bravi è giusto che gli si dia una chance. Intanto lui dovrà fare due cose. Ma anche l'anno scorso abbiamo giocato con i fuori quota, diciamo, no? Due anni fa uguale, non abbiamo giocato con i fuori quota. Prendiamo Politano, no? Con noi era un fuori quota, è andato a pescare in B, ha fatto abbastanza bene, ha fatto 7-8 gol, era il primo anno. È normale che un giocatore più gioca, più prende confidenza, più prende autostima, cioè, è questo, se tu hai la prima difficoltà, io mi ricordo l'anno scorso Ponti, no? Che veniva da un paio di partite dove aveva fatto due stupidaggini e c'era stato un po' di critica nei confronti del ragazzo e quando sono arrivato gli ho detto guarda, sta tranquillo, allenati, pensa a allenarti che poi rigiocherai. Il ragazzo è stato tranquillo, l'ho rimesso dentro ed è stato uno più continuo di tutti, cioè ha fatto una seconda parte di campionato spettacolare. Ma è normale che deve sentirsi la fiducia del ragazzo, se no è finita. Mister, che Serie B ha inquadrato in questo mese? Cioè, che campionato si aspetta? Quali caratteristiche servono di più? Ma è un campionato, vabbè, a parte lungo questo. Sicuramente le altre squadre hanno già un'ossatura da B, le molte squadre che ci sono da tanto tempo, quindi sono un po' avvantaggiate. Però non credo che ci siano tanti movimenti di mercato, anche perché, ripeto, sono di scarseggio. Molte squadre stanno facendo squadre giovani, quindi è un campionato come sempre, chi ha l'ossatura e ha l'attacco importante fa la differenza. L'anno scorso ha vinto il Palermo perché era una squadra di A, portata in B e ha vinto. Non male che la qualità fa la differenza quest'anno. Anche se l'anno scorso diciamo che le neopromosse hanno fatto tutto un ottimo campionato. Ma perché? Perché portano una ventata nuova, portano la mentalità della C, che è una mentalità che si corre tanto, e si lotta e c'è molta aggressività e molta corsa in C. In B è un pochino un campionato un pochino più lento, più, dove si gioca di più. Quindi una squadra neopromossa se porta quella mentalità può sorprendere un pochino gli altri. Solo per capire, prima diceva che col preparatore atletico Laringa avete organizzato un programma di lavoro particolare. Volevo solo per capire, non si va verso una preparazione che è tesa alle caratteristiche fisico-antropometriche del soggetto? Come si fa alla cieca a organizzare questo tipo di lavoro? Allora, si fa una base di preparazione, dopodiché dai test fatti oggi e domani andiamo a sviluppare tutti gli allenamenti. E di quelli che arriveranno? Stessa cosa. Faranno dei test sul campo, dopodiché si andranno o a incrementare gli allenamenti che hanno fatto con le proprie squadre o queste qua. Sicuramente si creano dei gruppi di lavoro perché a seconda della struttura fisica dei test, dei risultati dei test, e poi andremo a fare lavori differenziati per ogni giocatore. Era per capire. È normale che una base è per tutti. Va fatta, dopo si va sullo specifico. Grazie a voi. Ma sempre con questi giocatori, sapete più voi che io.